Oggi vediamo queste due antenne TP Link 2,4 GHz per la connessione punto-punto outdoor, quindi da utilizzare all'esterno. Il modello è CPE 210, poi vi lascio il link in descrizione come al solito per l'acquisto su Amazon. Sono antenne molto efficienti e relativamente economiche, costano circa 50 euro l'una. Raggiungono una velocità di 300 megabit per secondo e hanno una portata di diverse centinaia di metri, quindi le potete usare veramente per collegamenti a lunga distanza. Oggi vediamo come configurarle nella modalità più classica, quindi Access Point Client, per creare appunto una rete punto punto, ovvero per permettere a un permettere di collegare un posto fisicamente distante dal router internet. Sostanzialmente collegheremo la prima antenna al nostro router e la configureremo come access point. In questo modo l'antenna verrà montata all'esterno e a questa antenna potremo collegare tutti i dispositivi Wi-Fi a 2,4 GHz, quindi anche il nostro cellulare per intenderci. Ovviamente nel raggio d'azione di quello che è un Wi-Fi standard, perché i nostri dispositivi non hanno una gran potenza. Per raggiungere invece posti più remoti e collegarli tramite cavo LAN, si usa l'antenna gemella configurata in modalità client. Quindi questa antenna guarda sostanzialmente l'antenna access point e crea una connessione punto punto, si collega ad essa e avendo anch'essa una grande potenza permette di scambiare dati in modo del tutto trasparente, quindi si crea una sorta di cavo LAN virtuale che permette di raggiungere il nostro router anche a diverse centinaia di metri, come vi dicevo prima. Aprendo la confezione vediamo il contenuto. C'è una guida essenziale ma completa, dove ci fa vedere come posizionare l'antenna, come collegarla e configurarla al computer per il primo utilizzo e qualche esempio di connettività. C'è anche la spiegazione su come dosare la potenza del segnale, perché possiamo appunto tarare la potenza. Cavo d'alimentazione, fascette per ancoraggio, tasselli per ancorare la staffa del PoE al muro se si vuole. Il PoE vero e proprio, questo viene alimentato a 220 volt con il suo cavo d'alimentazione e poi ha due connessioni. La parte PoE che va verso l'antenna e oltre alla connettività dati trasporta anche la corrente per alimentare l'antenna, quindi non c'è bisogno di prevedere un'alimentazione supplementare, ma basta tirare un cavo Ethernet, ovviamente possibilmente schermato. E la porta LAN invece che va verso il device, il router nel caso dell'antenna access point, o il computer o comunque il device che ha bisogno di internet, quello remoto nel caso dell'antenna configurata in modalità client. E infine l'antenna vera e propria. Come vedete è bianca di plastica lucida, sembra fatta anche molto bene. Ha sul lato sinistro degli indicatori LED che ci dicono in modo molto intuitivo lo stato dell'antenna, si è alimentata, si è collegata al cavo di rete e la potenza del segnale trasmesso o ricevuto, sempre a seconda della modalità dell'antenna. Per accedere alle connessioni bisogna sfilare questo cassettino e qui possiamo vedere il cavo, la connessione per il cavo di rete PoE e eventualmente la messa a terra se volete collegarla con un cavo elettrico al palo per appunto metterla a terra. Per collegare il tutto bisogna farlo in questo modo.
avremo bisogno di due cavi di rete per ogni antenna che non sono forniti nella confezione, quindi procurateveli prima. Uno lo mettiamo qua nell'antenna e andiamo a chiudere il cassettino. È fatto apposta in modo che l'acqua non possa entrare. L'antenna poi normalmente si fissa al palo e si stringe con le fascette in rotazione, ma si può ancorare veramente in mille modi. E poi si orienta. Questa barra LED laterale ci dà già un'idea del segnale. Questo cavo poi va nell'ingresso PoE, perché appunto deve alimentare l'antenna. E infine l'ingresso LAN va collegato al device, quindi al router nel caso questa antenna dovesse essere utilizzata come access point, o al computer nel caso venga utilizzata come client. Ecco qua, è come si presenta la configurazione finale, quindi l'antenna di sinistra, cosiddetto access point, configurata in modalità access point e collegata direttamente al router, classico router casalingo in DHCP, quindi che assegna automaticamente l'indirizzo IP ai device connessi, alimentata tramite il suo alimentatore PoE e connesso anche lui direttamente al router. Invece l'antenna di destra, quella che sarà l'antenna remota, quella collocata nella posizione non senza router, è anch'essa alimentata tramite il dispositivo PoE, e il cavo nero è quello che andrà verso il computer o verso il dispositivo che ha bisogno di internet. In questo modo il device remoto accede, è come se fosse collegato direttamente al router di sinistra, e questo è il classico collegamento punto punto. Ok, adesso vediamo come configurare le due antenne. Prima configuriamo l'antenna master e la testiamo, e poi configuriamo l'antenna client. Per configurare correttamente le antenne, dato che non hanno il DHCP attivo, bisogna impostare sulla propria scheda di rete un IP statico. Come riportato nel manuale delle istruzioni, l'IP che ci serve è il 192.168.0.10. Quindi apriamo le impostazioni della nostra scheda di rete. Ovviamente la scheda di rete LAN. Proprietà. TCP/IP, e andiamo a forzare l'IP come descritto, 192.168.0.10 e la solida subnet mask. Ok, chiudi. A questo punto andiamo nel browser, apriamo qualsiasi browser e impostiamo l'IP dell'antenna, che è il 192.168.0.254. Ci chiede username e password, che di default dovrebbero essere admin e admin. Anzi, possiamo pure lasciarli in bianco, mi sa. No, li vuole admin e admin. Ok. Qua ci chiede se vogliamo cambiare la password, ma noi reimpostiamo le stesse cose, quindi admin e admin. No, dobbiamo per forza impostare un'altra password. Ok, a
questo punto siamo nella schermata di stato dell'antenna, dove ci dà parecchie informazioni sulla CPU, la memoria dell'antenna, il segnale, eccetera. Comunque, senza star lì a perderci troppo, vediamo come si configura. Possiamo usare il Quick Setup, che è una sorta di wizard che ci aiuta a configurarla velocemente. Stiamo configurando la prima antenna come access point, quindi facciamo next, lasciamo l'IP delle impostazioni di fabbrica, facciamo avanti. Ecco, qui ci chiede come vogliamo che venga chiamata la rete wifi che lui va a generare. In generale possiamo lasciarlo uguale, io magari per distinguerla più facilmente aggiungo AP access point. Ci chiede come le modalità BGN, lasciamo pure tutto com'è, e ci chiede la password. Possiamo lasciarla aperta, però ovviamente chiunque se la lasciamo aperta può accedere alla nostra rete wireless. Io consiglio sempre una VPA2 PSK e anche qui possiamo mettere una password a piacere. In questo caso metto la stessa che ho usato per la login, così me la ricordo. Questo ultimo campo, distance setting, serve per settare la distanza da 0 a 27,9 km. Normalmente è bene lasciarlo a 0, almeno in fase di configurazione, così il segnale non è troppo forte. Maxstream, anche questo qua non so esattamente cosa sia, ma comunque però lasciamo più possibile di default. Quindi andiamo avanti. Qua ci fa un riepilogo, ci dice ha impostato il nome della rete, ha attivato la cifratura e ha lasciato la distanza 0 km. Finish. Si sta riavviando. Ed ecco qua, l'antenna è configurata. Tra l'altro, adesso, una volta che l'antenna è configurata, si sono accese tutte le lucine sulla parte destra dell'antenna. Questo già sta a indicare che l'antenna sta trasmettendo alla massima potenza. Adesso cosa facciamo? Scolleghiamo l'antenna dal computer. La colleghiamo direttamente al router. E facendo la ricerca delle reti wireless qui intorno, ecco qua che appare la nostra TP-Link outdoor AP. A questo punto facciamo connetti, mettiamo la password messa in precedenza nelle impostazioni di configurazione dell'antenna. Adesso il mio router non è connesso a internet, quindi non mi darà l'accesso a internet, però comunque dovrebbe assegnarmi un'IP sulla scheda wireless e in questo modo, di fatto, sarò connesso direttamente al mio router. Vediamo un po'. Mio router che non è acceso, quindi con tutta la buona volontà, ma un IP non me lo assegna. Qualche secondo che si accende il router. Vediamo se ci assegna un indirizzo IP.
disabilitiamo un attimo la rete wifi, la riabilitiamo. Ed ecco qua, il router mi ha segnato l'IP 101, quindi adesso se metto l'IP del router dovrei 68.1.1 e voilà, sto accedendo al mio router al quale non sono collegato fisicamente, ma sono collegato in wireless attraverso l'antenna access point. Questo solo per testare che l'antenna access point funzioni correttamente, poi nelle impostazioni del mio router non mi servono, però vedete come l'antenna è diventata completamente trasparente. Io adesso al mio computer è stato assegnato l'IP dal router indipendentemente dall'IP che si era memorizzato nell'antenna, e io a questo punto accedo al router, e se il router fosse collegato a internet accederei tranquillamente anche a internet, una normale connessione wifi. Adesso vediamo come configurare la seconda antenna, l'antenna client, in modo che si colleghi all'antenna access point. La scheda di rete l'abbiamo già forzata con l'IP statico, quindi come prima dovremmo riuscire a entrare direttamente. Ecco qua, anche qua ci chiede il solito la prima login, che è admin admin. Accettiamo. E poi ci chiederà di modificare la password o l'username. Io per sicurezza tengo lo stesso admin come username, modifico solo la password. Ecco qua, e sono nell'antenna client, che di fatto era uguale all'altra. Usiamo ancora il quick setup, questa volta anziché configurarla come access point la configuriamo come client, proprio perché è quella che deve prendere il segnale wifi e instradarlo sul cavo che sarà collegato al nostro computer. Quindi next, l'IP possiamo lasciare quello di default. A questo punto arrivo in questa schermata. Questo punto è molto importante perché io di fatto aggancio l'antenna client all'antenna access point. Di fatto mi collego a una rete wifi non dal mio computer ma direttamente dall'antenna client. Quindi faccio survey per fare la ricerca delle reti. Lui capta sicuramente l'antenna access point e poi capta un foltio di altre reti, perché queste antenne sono talmente potenti, talmente sensibili, che adesso ce l'ho appoggiata qua sul tavolo, ma se la puntassi fuori dalla finestra veramente potrei rilevare una cinquantina di reti wifi con tutto quello che comporta. Ora vediamo se trovo la mia rete. Eccola qua, TP-Link access point, TP-Link outdoor access point. La seleziono, faccio connetti, lui mi imposta già i parametri e mi chiede la password. Metto la password che avevo messo sull'altra antenna, a distanza lascio sempre 0. In automatico mi rileva il MAC address dell'antenna, access point, quindi dell'antenna madre alla quale si deve connettersi. Posso bloccarlo in modo che questa antenna si connetterà sempre solo a questo MAC address, ma in questo caso mi limito ad abbinarla alla rete wifi. Quindi faccio next, salva, no qua non mi interessa, mi fa riepilogo e faccio finish. Ecco qua, la mia antenna è configurata. Adesso come facciamo a verificare che effettivamente le due antenne stiano comunicando correttamente? Allora, innanzitutto spengo il wifi del mio computer. Torno nelle impostazioni di rete.
vado sulla scheda locale, sulla scheda di rete locale LAN e rimetto Tini automaticamente IP e DNS come è configurata normalmente. A questo punto, se ho fatto tutto giusto e calcolando che al mio computer è collegata tramite cavo l'antenna client, che a sua volta è collegata tramite wifi all'antenna access point, vedete che mi viene assegnato sempre un IP, questa volta sulla scheda di rete LAN, non sulla scheda wifi, e anche qui vedo l'IP del router. Anche qui facciamo la prova del 9, 192.168.1.1 e voilà, sono all'interno del mio router, passando attraverso le antenne. Quindi, riassumendo il collegamento, il router è collegato all'antenna access point, l'antenna client è collegata al mio computer tramite cavo di rete locale LAN. Le due antenne comunicano fra di loro tramite una rete Wi-Fi 2,4 GHz, comunque cifrata perché ho impostato una password sia nell'access point sia nel client, e di fatto io sono collegato al mio router in modo completamente trasparente, quindi senza sapere che ci sono di mezzo due antenne che fanno un collegamento punto punto, quindi si occupano di gestire tutta la connessione da me al mio router in modo completamente trasparente, tant'è che non devo neanche impostare IP statici o cose del genere. Metto l'IP dinamico, il router mi assegna, avendo gli HCP abilitato, mi assegna l'IP e io, se il mio router fosse connesso a internet, potrei tranquillamente navigare. Questo è quello che si fa normalmente quando si configurano due antenne punto punto. Ripeto, si possono usare anche singolarmente, nel senso che posso usare un'antenna, configurarla come access point e comunque sicuramente mi coprirà una notevole distanza. Pensiamo ad esempio all'esterno di un bar o a un piazzale o comunque una zona molto estesa. Va da sé che l'antenna ha una potenza di trasmissione e una sensibilità di ricezione molto elevata. Il dispositivo, che può essere il computer o il mio cellulare, invece ha una potenza limitata. Quindi anche se il segnale dell'antenna mi raggiunge, non è detto che il mio segnale riesca a tornare indietro. Quindi si può usare come access point esterno ed è un'ottima macchina, ma la sua vocazione è quella del collegamento punto punto punto. Come sempre vi lascio i link in descrizione e se vi è piaciuto il video vi prego di lasciarmi un like e eventualmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.